La ricetta per la Paradiso è molto semplice, diciamo che è tutto pari peso. Allora abbiamo 250 g di burro, 250 g di uova, 250 g di zucchero a velo e 250 g, però è divisa fra farina e fecola, quindi sarebbero 125 fecola e 125 farina setacciata, e dentro ci sono anche 8 grammi di lievito chimico, quello tipo Bertolini. Allora andiamo a vedere. Intanto scaldiamo il burro, si chiama burro in pomata, quando diventa cremoso lo mettiamo al microonde. Deve essere cremoso per montare con lo zucchero a velo. E poi ci va anche un pizzico di vaniglia. Se mettete il baccello di vaniglia ancora meglio. Io non ce l'avevo per adesso e non l'ho messo. Mettiamo in planetaria con la frusta insieme allo zucchero a velo. Pareti. Adesso la farina e la fecola invece le gireremo con la marisa. Questa deve essere prima setacciata, farina, fecola e lievito, poco alla volta. Vedete come si gira dal basso verso l'alto. Bisogna metterla a pioggia.
Gli stampi andranno riempiti a tre quarti, non fino all'orlo, eh. Ecco qui l'impasto della Margherita. Mettiamo l'ultima. Ecco qua, a tre quarti, non tutta. Questa qua adesso la inforniamo a 180 gradi per 30 minuti. Adesso, quando l'andremo a togliere dallo stampo, metteremo sotto un pochino di zucchero, che questa qua servirà per fare asciugare la pellicina, altrimenti rimane attaccata. Bisogna aspettare un 10 minuti, un quarto d'ora da dopo che si toglie dal forno, eh. Noi la facciamo subito per vedere com'è venuta, però voi, una volta uscita dal forno, un quarto d'ora e si gira. Questa qua, quando è fredda, andrà spolverata con lo zucchero a velo ed è pronta la torta paradiso. Aspettiamo che si fredda e ci mettiamo lo zucchero a velo. Ed ecco qui la torta paradiso. Abbiamo spolverato e abbiamo fatto dei rombi con la lama del coltello al contrario. Comunque può essere anche spolverata normalmente. Mi raccomando di imburrare benissimo lo stampo, altrimenti non si stacca. E ecco la vista dall'interno. Questa è una torta morbidissima. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.